breve commento su quello che è stato l'esito, diciamo, a metà del percorso della festa del Partito Democratico. Quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di avere un cartellone molto ricco che ha invogliato le persone, la gente, quella che ci è tradizionalmente vicina, ma anche quella che non è tradizionalmente vicina, ma che viene stimolata dalle iniziative che noi abbiamo messo nel cartellone e che ci ha consentito di poter allargare per quest'anno rispetto agli altri anni un panorama, un plafond di presenze che rende questo evento un evento importante, un punto di riferimento per la città e un luogo di dibattito e di confronto su tanti temi. Abbiamo avuto la soddisfazione di avere quasi sempre tutte le manifestazioni che noi abbiamo messo in cartello completamente gremite e anche, diciamo, da un punto di vista di presenza anche stimolante per quello che hanno rappresentato. In modo particolare quest'anno abbiamo cercato di dare un taglio anche più culturale con una presenza abbastanza più efficiente ed efficace del punto libreria, che ogni sera ha presentato un libro, una opportunità culturale aperta alla città. Non a caso ieri sera abbiamo avuto l'evento più importante perché c'è stato qui con noi Edoardo Nesi, colui che ha vinto il premio Strega pochi giorni fa e che ha dato il segnale della presenza e quindi di questo avvicinamento culturale alla città, al sentimento della città, alla storia della città, perché in fin dei conti questa festa vuole essere una festa popolare, una festa legata alla tradizione culturale della nostra città e della provincia e che non trascura i problemi che ci sono. Il suo corso, cercando di dare delle risposte a numerosi interrogativi in un momento di crisi come questa, dall'altra parte si cerca di coniugare un aspetto culturale che dia il segno dell'identità, l'identità di un popolo, l'identità di una città che si riconosce in una festa popolare. Abbiamo colto, grazie anche a favorevoli eventi atmosferici, un notevole incremento di presenza rispetto all'anno scorso. Stiamo superando quelli che erano gli obiettivi che ci avevamo dati e noi crediamo che di raggiungere oltre 60.000 presenze in quest'anno, in questa opportunità, che fa di questa manifestazione un evento, forse l'evento più frequentato nella città, un evento che non passa in maniera insignificante, un evento che traccia un significativo percorso culturale e politico che ci riavvicina alla gente, soprattutto con l'obiettivo di riconquistare in tempi brevi il governo della città.